se non si fosse aperto il paracadute, lui si fracellava lì, hai capito? Perché il salto non è così lungo per permettere magari al paracadute di aprirsi. La Gesù sor prosper e con gran prosperità, che il venna roba buona, ma proprio a buon mercato, ma roba tutta nostrana, bottiglie di vini freschi, fiaschi alla romaneschi, pescati giù la val. Noi pensavamo di vederlo volare, invece è andato giù come un sasso. In questo nostro racconto vi vogliamo parlare di un uomo di Biasca coraggioso e forte, Plinio Romaneschi, il paracadutista pioniere che molte volte rischiò la vita nei cieli di tutta l'Europa. Caro amico Prospero, da qualche tempo, in collaborazione con un ingegnere ticinese, sto mettendo a punto due ali artificiali automatiche che conto sperimentare nel prossimo anno. Si diceva che era una cosa rara che un uomo volava. Invece Romaneschi non aveva mai paura di niente. Lui quando diceva mi butto da lì, si buttava lui e basta. E ci è andata sempre bene. Non era proprio un uccello, era una persona. Si è messo in testa che doveva volare. Noi tutti entusiasti di vederlo arrivare giù.